Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. È circa una settimana che i servizi segreti degli esterni mi parlano in comunicazione telepatica attraverso lavaggi del cervello e torture. Mi stanno dicendo tutti i luoghi di Roma dove stanno effettuando esperimenti con armi ad energie dirette a manipolazioni cerebrali. Una di queste zone sono tutti i locali di testaccio, dove vengono immesse frequenze a pressione diretta nel cervello delle persone che vengono costrette a fare uso di alcol, che poi ovviamente fanno gravi incidenti stradali quando ritornano a casa attraverso le manipolazioni indotte della narcolessia ipnotica in stato di alterazione alcolica all'interno dei centri nervosi. Mi stanno dicendo adesso in comunicazione telepatica, in velocità 4.000 volte più veloce della velocità della telepatia artificiale, immettono una frequenza anestetica e antidolorifica su tutte queste persone che stanno nei locali di testaccio, in modo che l'alcol non arrivi mai alla sensazione di disturbo o di perdita della capacità di intendere e di volere o di perdita della capacità del ragionamento o del coordinamento motorio relativo alla guida. Loro costringono queste persone attraverso le frequenze del desiderio a fare uso di alcol in continuazione, poi mettono frequenze deduttive a fare uso di sostanze stupefacenti e poi mettono frequenze ipnotiche, narcolettiche e di dipendenza e depressione forzata, che portano queste persone a fare uso di alcol in modo sproporzionato e a fare uso di droga in modo sproporzionato. Quando avviene il cambio del turno alle 2 di notte, le frequenze dei sistemi primari del ragionamento e le frequenze dei sistemi primari del blocco neurale cambiano in modo sproporzionato. Praticamente una persona che sta sotto anestesia e sta sotto farmaci a frequenza neurale indotta all'interno del cervello, queste frequenze ovviamente vengono sparate dal satellite spia in elettroencefalografo transcranico del satellite che sta a nord Europa. Le persone incominciano a riavere le frequenze primarie del cervello, le frequenze primarie fisiologiche. E all'improvviso incominciano ad avere sonno, incominciano a perdere la capacità di intendere e di volere alla guida e incominciano a salire tutte le frequenze dell'alcol, fino a fargli perdere la vista, a fargli perdere l'orientamento, a fargli perdere la concentrazione. E lì avvengono gravissimi incidenti stradali, morti e stragi sulle strade e le autostrade a causa dei satelliti spia dei servizi segreti che sperimentano le alte tecnologie su questi ragazzi. A testaccio, ogni volta che io andavo il venerdì sera, il sabato sera o la domenica sera, immettevano delle frequenze a pressioni fortissime attraverso i puntamenti a particelle di luce che venivano riamplificati su tutti i lampioni della via dei locali e rimettevano frequenze a pressione satellitare in pressione transcranica dal puntamento satellitare diretto in telecamera a scansione sintetica a frequenza a elettromagnetismo all'interno del locale. Le persone cambiavano totalmente. Dentro ai locali diventavano tutti aggressivi, diventavano tutti violenti, diventavano tutti tossicodipendenti e dipendenti da alcol e succedevano anche risse multiple durante la notte. O addirittura succedevano liti improvvise con anomale frequenze di manipolazione attraverso i collegamenti Manchurian Candidate effettuati attraverso i satelliti spia. Una notte lasciai la macchina davanti alle scalinate del locale, io non la lascio mai là davanti, e fatalità quella notte hanno alzato tutte le frequenze della rabbia e dell'odio su tutte le persone del locale, è scoppiata una rissa e indovinate la rissa dove è andata a finire? Proprio davanti alla mia macchina. Ma guardate che strana coincidenza, eh? E mentre accadeva la rissa, in comunicazione telepatica mi dicevano tutto quello che sarebbe accaduto un minuto dopo, 2 minuti dopo, 3 minuti dopo. E io stavo dentro al locale. A un certo punto sono uscito fuori per vedere se
i coordinatori delle SS di Roma, i coordinatori dei reparti operativi speciali con tecnologie in elettroencefalografo trascranico, in alta tecnologia analisi, in scanner sintetico neurale, se dicevano la verità. Mi dicevano: adesso quello sale sul monte, prende il sasso, prende il bastone e lo tirerà in testa a quell'altro. Io aspettavo 60 secondi per vedere se quello che dicevano era vero, mi giravo e dopo 60 secondi accadeva quello che loro dicevano. E mi hanno detto: noi possiamo fare di tutto, siamo in grado di pilotare i morti, pensa come pilotiamo i vivi. Quella notte, dopo che è scoppiata la rissa, mi hanno creato convulsioni, perdita della memoria, attacchi fisici e psicologici, perdita della vista e gravissime patologie. Addirittura volevano che lasciavo la macchina a testaccio, così poi loro potevano farmi sparire la macchina, farmela aprire, farmela rompere e chissà che altro. Allora io ho aspettato il cambio del turno successivo e piano piano me ne sono ritornato a casa, sempre sotto manipolazione cerebrale, frequenza ipnotica, attacchi fisici e psicologici con le alte tecnologie in arma di energia diretta satellitare. Queste tecnologie non ce l'ha il vicino di casa, queste tecnologie non ce l'hanno gli agenti di quartiere, queste sono tecnologie di intelligence, tecnologie di controspionaggio, tecnologie avanzate che vengono sperimentate sulle masse. Io non sono più potuto andare nei locali di testaccio, non sono più potuto uscire di casa la notte, perché ogni volta che uscivo, andavo a questi posti, succedevano le catastrofi. Pensate, in comunicazione telepatica, a luna di notte entro all'interno del locale, mi chiamano con la voce cerebrale in neural VoIP e mi dicono: anche che sei entrato a luna di notte, adesso ti faccio vedere come riesci subito entro mezz'ora dal locale. Gli ho detto: e fammi vedere in comunicazione telepatica, in comunicazione telepatica diretta, ripeto, gli ho detto: e fammi vedere che cosa fai. Ti faccio vedere, in giro di 10 minuti è saltato il contatore generale del locale, fatalità il magnetotermico che può essere riscaldato attraverso il puntamento con arma di energia diretta a microonde o a campo elettromagnetico, come hanno fatto a Caronia e come hanno fatto l'altro giorno sulla mia televisione, che mi hanno bruciato la televisione, fatalità dentro la camera mentre veniva attaccato con l'arma di energia diretta. Fatalità, il contatore salta, diventa totalmente bollente e non si riesce più a riattivare la corrente e il magnete termico scattava in continuazione. Lo sai che cosa abbiamo dovuto fare? Il locale ha chiuso e sono dovuto andare via, sono dovuto ritornare a casa. Questi giochetti che fanno queste persone, vedono dentro casa, vedono dentro i locali, puntano i punti di riferimento che possono creare manipolazioni e danni alle persone, perché sono guastatori, esperti dei reparti operativi logistici che operano con tecnologie avanzate e possono effettuare questi gravi danni alla popolazione, alla nazione, a locali e a persone. Sono circa dal 10 febbraio del 2001 che sto sentendo testimonianze, ho parlato con molte vittime, con molte cavie e tutti dicono la stessa identica cosa, che hanno avuto gravissimi problemi, gravissime patologie e che nessuno è mai intervenuto. Un saluto amici da Emiliano Babilonia, testimoniate, non la diamo vinta a questi servizi segreti che si permettono di utilizzare i satelliti spia su di noi cavie umane, collaudare queste frequenze, cambiare i nostri ragionamenti e poi vendere queste frequenze a stati nemici perché danno miliardi di euro sotto banco per comprare le alte tecnologie con elettroencefalografo satellitare. Voglio ricordare che i satelliti Cosmo in Italia sono stati dichiarati 1 miliardo 170 milioni, ma a me mi risulta che sono costati 11 miliardi e 700 milioni. Non parliamo di 10 euro, 20 euro, 30 euro, e questi prendono le percentuali, i servizi segreti su ogni vendita di queste tecnologie.